Città Attiva, lista più votata della coalizione di centrodestra, si riorganizza. Stamattina, in un incontro convocato presso il bar commerciale, è stato comunicato il nuovo assetto organizzativo del movimento. Coordinatore politico è stato nominato Gianfranco Ferro, consigliere comunale. Presidente Luigi Bellino, vicecoordinatore Gennaro Aveta e portavoce Clementina Tozzi. Obiettivi del movimento: rappresentare le istanze del territorio, favorire condizioni di crescita e vigilare sull'attività del nuovo governo cittadino guidato dal sindaco Giuseppe Lanzara. Noi sul territorio ci siamo sempre stati, le elezioni amministrative ce ne hanno dato merito, infatti il Movimento Città Attiva nasce 5 anni fa, raccolse circa 1300 preferenze, oggi ne raccoglie circa 1700. Pur avendo un ruolo di minoranza avremo un ruolo di grande responsabilità, la città ce lo ha attribuito, per cui dobbiamo aver rispetto degli elettori, dobbiamo aver rispetto di quelle che sono le nostre proposte e di quello che abbiamo detto. Da oggi si riparte con la convinzione che si può fare tanto, si deve fare tanto, si riparte con la convinzione che la città ha necessità di un'opposizione che non sia di ostruzione, ma sia un'opposizione di proposta, vigile, dura quando necessaria, ma principalmente di proposta. Sappiamo bene cosa proporre, sappiamo bene come muoverci per quanto riguarda il commercio, l'ambiente, gli imprenditori, le politiche sociali. Ripartiamo da una struttura snella, una struttura operativa, una struttura fatta da uomini e donne libere che hanno il piacere e la voglia di impegnarsi per la città. Sì, da subito c'è una riorganizzazione, segno che la sconfitta elettorale è soltanto elettorale, ma politicamente invece la coalizione di minoranza è unita. Io ho partecipato alla conferenza di Fratelli d'Italia, alla conferenza di Forza Italia, quella di stamattina di Città Attiva, nel pomeriggio ci sarà quella del Movimento Libero, quindi i 6 consiglieri comunali sono uniti, hanno già lanciato la prima proposta collaborativa al sindaco della città, quella di votare da subito un presidente del consiglio comunale condiviso che non faccia perdere del tempo ai lavori consiliari, perché nelle prime battute ci vogliono 2/3 del Consiglio Comunale, e che soprattutto parta da un dato: questa città per la seconda volta elegge un sindaco con la metà del consenso elettorale, per cui dovremmo unirla, e si unisce con dei segnali, e la presidenza credo sia un segnale importante di cui questa città ha bisogno.